Ah, buongiorno. Totò diceva che non si può essere un vero attore comico se non si è fatto, se non si è mai fatta la guerra con la vita. Secondo lei vale ancora questa affermazione oggi? Dipende da che tipo di persona sei. Sicuramente Totò, che è stato un grande, aveva nella faccia, scavato nella faccia, aveva proprio questa sua sofferenza, questa sua malinconia, e quindi non aveva bisogno neanche di costruire un personaggio dove si raccontava il suo background. Lui già arrivava e già capivi tutto, quindi aveva questa grande atù che non tutti gli attori hanno. Però non è una regola. Per esempio, Totò diceva che non si può far ridere prima di mezzogiorno, andava sul set dopo mezzogiorno perché la mattina uno è arrabbiato, si vede già, invece dopo mezzogiorno ti rilassi. E poi un'altra domanda, cosa ne pensate di Netflix e se sarà una piattaforma per i vostri prossimi lavori? Magari Netflix, non lo so, insomma sì, sicuramente si sta aprendo tutto un nuovo mondo, no? Di fruizione. Netflix è importantissimo, quindi io lo spero che ci sia attenzione anche per noi. E poi l'ultima, La Mandracata, è stato il sequel del primo film di Steno. Ci sarebbe un altro film di vostro padre che vorreste rifare? Ma c'era un film che volevamo rifare che era I Tartassati, perché mai come quel film è attuale anche oggi. I Tartassati, il problema delle tasse che attanaglia tutti. Va bene, grazie.